Con le reti di Grimaldi, Orlandi e Capparella, la Vigor per Conti ribalta il sale vantaggio di Cardellini, vince con la Torre Tre Teste per 3-1 e guadagna il pass per la finalissima del campionato Under 19 di Elite, dove troverà di fronte a sé la Romulea. Semifinale molto emozionante e piena di occasioni da gol, quella tra Torre Tre Teste e Vigor per Conti. Si parte all'11esimo con la Torre Tre Teste in avanti con Chimenti che prova il tiro. Il pallone poi resta in area di rigore, c'è una protesta degli avanti della formazione di Mister Buffa, poi il pallone torna ancora una volta a Chimenti, una deviazione e palla sul fondo. Un minuto più tardi ancora Torre Tre Teste in avanti, qui Spila mette al centro per Panatta, colpo di testa e la risposta di Corriere. Al 19esimo sempre Torre Tre Teste in avanti, qui con Chimenti, poi il pallone arriva a Cardellini che carica il sinistro, palla sul fondo. Prima occasione per la Vigor attorno al 20esimo, qui con Fiorini e Sabrone che si ostacolano a vicenda e il pallone termina fuori. Poi ancora Vigor per Conti in avanti, il cross di Nardoni al 22esimo, il pallone arriva a Conè che si gira con il sinistro, para a terra Polinesi. Due minuti più tardi arriva il gol del vantaggio della Torre Tre Teste, la Vigor perde un pallone nella tre quarti difensiva, il più lascio di tutti è Cardellini che fugge verso la porta e mette in rete il gol dell'iniziale 1-0 con cui la Torre Tre Teste si porta in vantaggio. Ecco l'esultanza da parte del numero 9 della formazione di Mister Buffa, Cardellini per l'importante gol che sblocca l'incontro. Passano 3 minuti, occasione per la Vigor qui con Sablone. Il suo tentativo resta a metà fra il tiro e il cross, poi ancora Vigor per Conti in avanti, qui c'è una protesta degli avanti della formazione di Persia, poi il tentativo da parte del numero 11 Grimaldi con Polinesi che respinge. Dalla parte opposta il tiro da fuori di Spila con Corriere che devia il pallone nel calcio d'angolo, poi nel finale del primo tempo Vigor per Conti che prova cercare il pareggio qui con il numero 7 Capparella, fa tutto bene, poi il tiro di destro, la respinta da parte di Polinesi, il duello fra i due si ripete qualche istante più tardi sempre con Capparella, qui carica il destro a giro, la risposta di Polinesi. Nella ripresa parte bene la Torre Tre Teste e si fa subito vedere in avanti qui con Cardellini che serve Chimenti, poi il pallone arriva a Spila al limite dell'area di rigore con il sinistro, il numero 10 mette il pallone alto. Dalla parte opposta si fa vedere Orlandi appena entrato sul terreno di gioco e sarà questa una chiave del match, ci prova però con il sinistro Grimaldi, Polinesi si rifugia nel calcio d'angolo. All'ottavo cross di Compagnucci, colpo di testa di Conè con il pallone che termina di poco a lato. Al 12esimo ancora la sfera per Orlandi che prova ad inventare per Merola il tiro, la risposta parte Polinesi, poi il pallone batte anche sul palo in qualche modo riesce a respingere la retroguardia da Torre Tre Teste, il forcing della Vigor ancora con Orlandi da destra si accentra, poi il cross con il sinistro, il pallone per Conè, la sfera arriva a Grimaldi con il sinistro, mette il pallone alle spalle di Polinesi e segna così il gol del momentaneo 1-1, arriva il gol del pareggio per la Vigor per Conti al 13esimo del secondo tempo, lo mette a segno Grimaldi, ecco l'esultanza. Gol importantissimo questo del numero 11 della Vigor per Conti. Passano 8 minuti ed arriva anche il gol del raddoppio. Palla Orlandi, il pallone telecomandato all'incrocio di pali del numero 16 della Vigor per Conti. Un gol stratosferico per il 2-1 con cui la formazione blaugrana passa a condurre, l'esultanza da parte di Orlandi che cambia decisamente il match con l'abbraccio con il mister Persia e con il resto dei compagni di squadra. Vigor in avanti, quindi è tutto da rifare per la nuova Torre Tre Teste. Al 27esimo ancora Vigor in avanti qui con Grimaldi che mette al centro per il neo entrato Costantini, la palla respinta dalla retroguardia della formazione di Buffa. Dalla parte opposta Cardellini prova a fare tutto da solo, salta un po' di avversari in dribbling e poi con il destro a giro palla alta sopra la traversa. Al 35esimo ancora occasione per la Vigor per Conti qui sui sviluppi di un corner, il colpo di testa di Fiorini con la palla che termina alta sopra la traversa. Dalla parte opposta ci prova ancora Torre Tre Teste qui con Boncori entrato da poco sul terreno di gioco, chiude però troppo il tiro. Al 37esimo arriva il gol del 3-1 della Vigor per Conti, lo mette a segno Capparella, un destro splendido che va ad infilarsi alle spalle di Polinesi per il gol del 3-1 e della sicurezza per la Vigor per Conti. Ecco l'esultanza del numero 7 della Vigor. Anche qui un gol bellissimo come quello del 2-1 di Orlandi, l'esultanza di tutta la squadra con una rete determinante ai fini della vittoria di questa semifinale. Ecco l'abbraccio anche tra Capparella e Orlandi
due giocatori che hanno messo a segno il gol del 2-1 e del 3-1 della Vigor. Nel finale Tor Tre Teste prova a rientrare in partita, qui Felici mette al centro per Bonconi, con il destro libera la retroguardia della Vigor per Conti. Al 44esimo ancora Tor Tre Teste in avanti con Bonconi, qui la splendida risposta da parte di Corriere che mette in corner. Poi sui sviluppi del calcio d'angolo arriva il gol della Tor Tre Teste con il numero 4 Pingram. L'arbitro aveva già fermato tutto per un presunto fallo sul portiere. Nel finale ancora Tor Tre Teste in avanti, qui con Spidel, calcio punizione, la grande risposta da parte di Corriere. Ed è questa l'ultima emozione del match perché di lì a poco arriva il triplice fischio del direttore di gara. Vigor per Conti batte nuova Tor Tre Teste per 3-1 grazie alle reti messe a segno nella ripresa da parte di Grimaldi, Orlandi e Capparella. La Vigor per Conti conquista quindi la finalissima, dove troverà di fronte a sé, nella riedizione della finale di 3 anni fa, la Romulea.